Gli aspetti più importanti sono l'impegno e il coinvolgimento di tutta la deputazione amministratrice, di quella generale, e il lavoro costante che dovremo fare, credo, perché questo è la missione a cui siamo chiamati. Prende una fondazione con un bilancio sano che per il secondo anno di fila ha chiuso con un utile e con dividendi che crescono. Sì, speriamo che questo è stato un ottimo lavoro, un eccellente lavoro fatto dal professor Claric e dalla deputazione amministratrice uscente, che ringrazio perché so che hanno lavorato molto con grande professionalità, grazie anche a tutta la struttura, al direttore e ai suoi collaboratori. E speriamo di poter continuare su questa strada. Io francamente ora ancora sul bilancio ho chiesto poco fa di poterlo visionare perché ancora non l'ho visto, quello del 2017, comincio lunedì. Claric ha sempre professato non l'autoreferenzialità però l'indipendenza, pensa che sia la linea per seguire? Ma questo sicuramente, la fondazione è un ente autonomo in tutto e per tutto, quindi questo è assolutamente un valore, direi un valore aggiunto anzi della fondazione, la sua indipendenza. Su questo non, per quanto mi riguarda personalmente, non ho nessuna appartenenza politica, se è questo insomma che volevamo fare allusione, e quindi intendo mantenere questa prerogativa, difenderla, promuoverla, perché credo, come ho detto, che sia un valore. Un'ultima domanda, il rapporto con MPS, ormai la fondazione detiene lo 0,03% delle azioni, come lo vede questo rapporto? Mi sembra, appunto, i numeri sono, in questo senso, sono chiarissimi, non c'è da aggiungere granché, vedremo di mantenere le giuste relazioni, ma certamente da socio di assoluta minoranza, questo mi pare evidente, e che in futuro non mi pare all'orizzonte ci possano essere visioni o impostazioni diverse da quella attuale.